Assolto per non aver commesso il fatto. Si chiude dunque la lunga vicenda dei presunti appalti per le residenze psichiatriche extra ospedaliere all'ASL di Pescara. Era rimasta in piedi una sola posizione, quella del ex direttore generale Vincenzo Ciamponi, che oggi pomeriggio qui al Tribunale di Pescara è stato assolto dal giudice Michela Di Fine per non aver commesso il fatto. La questione riguardava una presunta tangente di 8.000 euro che Ciamponi avrebbe utilizzato per l'acquisto di un'utilitaria per il figlio. Nella scorsa udienza, quella del 9 maggio, i suoi avvocati Massimo Galasso e Gianfranco Iadecola avevano in qualche modo spiegato ed illustrato i motivi per i quali questa tangente non è mai arrivata nelle mani di Vincenzo Ciamponi, perché quella utilitaria era stata acquistata con un assegno bancario e perché in base alla relazione fornita dalla Guardia di Finanza non c'era traccia del passaggio di denaro di 8.000 euro dalla cooperativa La Rondine, la famosa cooperativa che sarebbe stata favorita negli appalti all'ASL di Pescara, il passaggio appunto dalla cooperativa La Rondine al conto di Vincenzo Ciamponi. Ricordiamo che per questa vicenda esplosa nel 2021 c'è da registrare purtroppo il suicidio in carcere dell'ex primario di psichiatria, il dottor Sabatino Trotta, e poi la condanna su pagamento per il presidente della cooperativa La Rondine, Domenico Mattucci, e la direttrice Lucia Dolce. E dunque si chiude il cerchio su questo scandalo, l'ennesimo scandalo della sanità qui in Abruzzo, legato appunto ad un flusso continuo di denaro dalla cooperativa La Rondine nelle tasche, presumibilmente, stando alle carte di questo processo, dell'ex primario Sabatino Trotta, che però si tolse la vita in carcere a Vasto il giorno dopo l'arresto. Parole durissime dell'ex manager dell'ASL Vincenzo Ciamponi, che abbiamo ascoltato subito dopo la lettura del dispositivo da parte della giudice Michela Di Fine. Ascoltiamolo. È la fine di un percorso, ecco, mettiamola così. Ero venuto qui per fare ben altro, mi sono ritrovato in questa faccenda, qualche errore l'ho fatto, come avevo già detto, ho stretto le mani a delle persone sbagliate, tutto qua. Galasso, accolte totalmente le vostre richieste? Sì, accolte le nostre richieste, mie del collega Gianfranco Iadecola, che ha difeso con me il direttore. E, sì, penso che il Tribunale di Pescara abbia fatto buon governo dei criteri di valutazione della prova, e quindi questo poi è il risultato che noi volevamo, perché la soluzione per aver commesso il fatto era la soluzione da noi richiesta. Bene così, un processo, devo dire, che è stato anche veloce, celere, quindi diciamo nei canoni migliori che ci si possa aspettare. È stata una vicenda lunga, caratterizzata anche da momenti drammatici. Si chiude il cerchio. Si chiude il cerchio, questo è un processo che l'ho detto tante volte, le soluzioni, c'erano più protagonisti, in verità Ciamponi non era un protagonista, ci si è ritrovato, però chi è stato protagonista purtroppo in un caso ha risolto drammaticamente la sua vicenda, in altri casi hanno risolto processualmente patteggiando. Oggi si chiude l'ultima porta perché si dimostra che Ciamponi non ci doveva stare. Ciamponi, da domani? Faccio quello che ho sempre fatto.